Nominato vescovo titolare di Villanova e ausiliare di Roma il 31 gennaio 2012, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 aprile dello stesso anno. Il 27 ottobre 2015 è stato nominato nuovo arcivescovo di Bologna da Papa Francesco. Il 5 ottobre 2019 nella Basilica di San Pietro in Vaticano è stato creato cardinale del titolo di Sant'Egidio in Trastevere da Papa Francesco. È autore di svariate pubblicazioni, io ne ricordo alcune: La confessione, Il perdono per cambiare, Guarire le malattie del cuore, Non si Siamo soli, credere e pregare, odierai il prossimo tuo come te stesso. Ricordo che questo straordinario libro ha ricevuto lo scorso anno la nona edizione del Premio Internazionale di Filosofia Filosofi Lungo l'Olio, un libro per il presente. Sono molto recenti le altre due pubblicazioni, una in uscita o sta per uscire verso Ninive, conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa con il cardinale Matteo Maria Zuppi, di Zuppi Ziccone, e poi Le parole del nostro tempo. Bene, volevo un po' introdurvi a come si svolgerà questa serata. Io farò alcune domande, speriamo sensate, altrimenti mi tirerai alle orecchie a Sua Eminenza, e Sua Eminenza ci risponderà come appunto meglio crede. Non posso non partire, Sua Eminenza, da un dato molto importante, da una pubblicazione importante. Lei sa a cosa mi sto riferendo. Mi sto riferendo all'ultimo volume del Papa, che è Pace in Terra, è uscito da poco nelle librerie, dove il Papa torna più volte appunto sul tema della pace, e oltre ad ospitare un testo inedito, questo volume contiene anche, raccoglie i testi delle omelie che Sua Santità ha tenuto nelle varie visite anche fuori dal nostro paese, nei viaggi internazionali. Allora parto con una sua dichiarazione, arcivescovo. Lei dice: non è possibile dirsi fedeli al Signore e mostrare disinteresse per gli altri. Se un cattolico tiene separate le due travi, dovrebbe interrogarsi a fondo. Allora io parto con una domanda che, se qui si fosse qui Paolo De Benedetti, direbbe, la definirebbe osé, cioè una domanda forte, perché io credo ci sia bisogno di fare queste domande, che sono anche, come dire, piuttosto provocatorie ma importanti per la secolarizzazione in cui viviamo, piccola chiusa nel dialogo tra Salvarani e Asher Colombo sulla morte, sul dopo e la solitudine di chi resta, che è certamente un tema di estrema attualità. Salvarani, ad esempio, accennava a come il riferimento alle cose ultime sia sempre più considerato come un qualcosa di lontano, di difficile, di complesso e anche di poco trasmesso ai credenti. E allora io le chiedo: possiamo dirci ancora cristiani, noi uomini e donne del XXI secolo, quando imbracciamo le armi, quando la nostra società è pervasa da un sovranismo psichico, quando la rabbia sale, l'egoismo imperversa, e l'odio, quell'odio che lei più volte lei fa riferimento nel suo libro, sta diventando una delle malattie più pericolose del nostro presente? Ecco, intanto sono io che ringrazio dell'invito, ringrazio delle parole evidentemente così molto, così generose, va? Decisamente. E comunque dell'opportunità, certamente dell'opportunità di confrontarsi, di interrogarsi, perché anche la pandemia è stato un ulteriore motivo, è un ulteriore motivo, perché mai usare il passato, direi che sarebbe davvero un errore, è un motivo di consapevolezza.
sulla nostra fragilità, sulla nostra vulnerabilità, sul fatto che a un certo punto quello che sembrava sicuro cambia e quindi non è più sicuro. È vero, noi siamo la prima generazione da secoli che vive un periodo così lungo di pace, e mai dire che è definitiva, non ce n'è una sola, diciamo, che, insomma, forse aspetterei ancora un pochino di Requiem, e capiamo, la pandemia ci ha aiutato, credo, a renderci conto della nostra vulnerabilità. Quello che sembrava impossibile, lontano, di cui le protezioni erano sufficienti, non si è rivelato sufficiente ed è diventato una realtà che ha trasformato in maniera incredibile, oltre che soprattutto spegnere la vita di più di 130.000 persone soltanto nel nostro paese, e lo ha trasformato ancora oggi nelle nostre abitudini, nelle nostre scelte, nel nostro profondo, no? Ecco, direi in questo forse c'è una, a maggior ragione, è necessaria una valutazione, come dire, della nostra vulnerabilità anche un po' in assoluto, non è soltanto il problema virale. Ecco, poi ci sono certi virus che arrivano e che trasfigurano, direi in negativo, quello che sembrava. Penso per esempio a certi nazionalismi che sono dei virus pericolosissimi, che possono attecchire dove uno diceva sembrava quasi impossibile, e quindi direi questa consapevolezza che noi abbiamo perso, cioè scusate se uso spesso anche il vocabolario, le parole che Papa Francesco ci regala, e non lo faccio per deformazione professionale, cioè beh, quello fa fa l'elastico per il capo, perché in realtà sono intelligenti e molto comuni. È curioso, la Chiesa molte volte parla, che diciamo così, qualche volta parla nell'ecclesialese, no? Parla in maniera, diciamo, molto interna, con delle parole d'ordine che sono come un cifrato, un linguaggio evocativo molto interno. Papa Francesco ci ha regalato un linguaggio diffuso, tanto che tendenzialmente è un linguaggio usato un po' da tutti, che ne so, costruire ponti, adesso quello che appunto volevo ricordare, no? Pensavamo di vivere sani in un mondo malato, oppure siamo tutti sulla stessa barca, tutte queste ultime due sono espressioni di quel discorso, di quell'omelia che tenne il 27 marzo dell'anno scorso a San Pietro, vuota e piena, no? Ecco. Pensavamo di vivere sani in un mondo malato, e questa espressione a mio parere è molto interessante, ci aiuta a comprendere quel furore, no? La poesia bellissima era troppo quel nostro furore, per cui non ci rendevamo conto, non capivamo quello che stava succedendo. Con la presunzione di poter dominare noi, di poter gestire noi tutti i fenomeni, o comunque sia di controllare le conseguenze. Allora, questa consapevolezza, per cui forse dobbiamo smettere di pensare che si possa vivere sani in un mondo malato, porterebbe a delle conseguenze. Cioè, se uno dice, caspita, ci stiamo rendendo conto. E questo deve portare a qualche conseguenza. E se devo dire la mia preoccupazione, che tendenzialmente non è che proprio ci sta tanta voglia di trarre delle conseguenze e di comprendere che siamo a un passaggio decisivo. Perché come se ne esce, influenza dalla pandemia, influenza in un modo o nell'altro. Non è la stessa cosa. Cioè, se uno si rende conto della vulnerabilità e poi si gira dall'altra parte, non so come faccio io quando ho troppo sonno, sento la sveglia, spengo la sveglia e penso di aver risolto i problemi,
Poi chiaramente diciamo, i problemi ci stanno sempre, anche sospento la sveglia, no? L'impressione che effettivamente ci sono state molte sveglie che abbiamo spento, penso soltanto al discorso dell'ecologia, come tanti allarmi che abbiamo staccato pensando che in fondo davano fastidio, oppure che erano eccessivi, oppure comunque sì, ci abbiamo sempre tempo. Credo uno capisce che non è vero che abbiamo sempre tempo. Questa percezione, che era molto fisica, è ancora oggi direi molto fisica, perché insomma uno le immagini, il dolore, la sofferenza se la porta ancora dentro, no? Ecco, credo che deve aiutarci a scegliere e a non farci scegliere o a non continuare per inerzia, appunto, cosa un po' banale, ma è vero, a non pensare di poter riprendere come prima, perché non siamo, perché è cambiato, perché siamo cambiati perché è cambiato, e quindi a trarre delle conseguenze, a comprendere e quindi anche a vivere con responsabilità. Ecco, una piccolissima, due cose, osservazioni sulle tue domande. Ecco, quindi no, scusate, la risposta. Si può essere cristiani? Certo che no. Ed è curioso, in fondo, l'Europa, che è stato per secoli il continente più cristiano nel mondo, abbiamo anche avuto vari record di efferatezze, di guerre, no? Noi veramente siamo una generazione, se noi pensiamo che soltanto 100 anni fa, poco più di 100 anni fa, per la prima volta la Chiesa Cattolica, e anche qui non lo dico, diciamo, però insomma, indubbiamente in Europa la Chiesa Cattolica, insomma, una voce non secondaria, direi, no? Che per la prima volta 100 anni fa un Papa ha detto che la guerra è un'inutile strage, prendendosi delle bordate critiche da tutte le parti, perché tutti quanti lo interpretavano dicendo ecco ce l'ha con noi, ci vuole, è alleato col nostro nemico, perché se la guerra è un'inutile strage, avendola tutti i paesi cristiani, e alcuni ovviamente cattolici che si combattevano contro altri cattolici, il Papa che diceva che era un'inutile strage era, come dire, toglieva una delle motivazioni che molte volte veniva utilizzata, la motivazione religiosa. Sono interessantissimi gli studi sui cappellani militari nella prima guerra mondiale e come, diciamo, si dava una motivazione spirituale, diciamo così, o religiosa al combattere per difendere i valori, eccetera. Poi facevi ridere, li combattevi con le stesse preghiere, diciamo così, erano rivolte dall'altra parte della frontiera allo stesso Signore per far secco, diciamo, l'avversario, no? Ecco. Non ci possiamo dire cristiani, certo che no, mi sembra che appunto forse anche in questo il Concilio ci regala tanta libertà della Chiesa verso la logica del mondo, e forse la Chiesa dobbiamo con ancora più coraggio, rappresentare l'umanesimo che ci ha affidato e che dobbiamo appunto indicare perché, per evitare, diciamo, che si perda questo patrimonio. Soltanto le due piccole osservazioni, una era sulla secolarizzazione, che veramente è un tema importantissimo, diciamo, che cosa succede quando non si crede più a niente, o che cosa, perché la secolarizzazione non vuol dire che non si crede in qualcosa, e quindi che cosa comporta, no? Così le constatazioni di diversi pensatori, no? che quando l'uomo non smette di credere in Dio comincia a credere a tutto,
o che a quel punto tutto può essere, no? Oppure diciamo le altre idolatrie, no? Ma insomma è un tema, a mio parere, molto importante, che è la secolarizzazione, e l'altro sulle cose ultime, il discorso di Brunetto. E quindi è un altro tema importantissimo, perché effettivamente la pandemia ci ha così portato tutti sul limite della vita, e uno ha capito che il limite della vita è molto più vicino di quanto uno pensa. Poi dice, mazza, non è che ci voleva la pandemia per capirlo, perché poi ti arriva una, ti guardi il medico che ti dice lei c'ha qualcosa, è come la pandemia, appunto. Direi che una convivenza di per sé della, mi sembra che sia anche buona parte del vostro tema, la convivenza tra la vita e la morte fa parte della vita, e il limite stesso che è la morte, no? Però questo discorso delle cose ultime è molto importante, perché c'è una parte, diciamo così, una consapevolezza anche del mondo cristiano, in particolare cattolico, che dice, beh, noi abbiamo smesso di parlare delle cose ultime. Qualcuno lo dice come, appunto, dobbiamo cominciare a riparare delle cose ultime, perché la Chiesa di quelle si occupa, e quindi dice, in fondo la Chiesa si è messa a parlare delle cose penultime o delle terzultime, e si è secolarizzata, si è buttata a parlare del sociale, diciamo così, e si è dimenticata di parlare dell'eternità. Non lo so. Certamente la Chiesa fa fatica, come su tante cose, perché la morte l'abbiamo nascosta, perché effettivamente le cose ultime non, diciamo, ecco, non sono molto attraenti, tendenzialmente presi da un certo vitalismo, l'abbiamo esorcizzata, però poi la morte parla lo stesso, Il confronto ce l'hai lo stesso. Paradossalmente io credo che più la nascondiamo e più ci corre dietro, e più ce la troviamo dappertutto, no? Finisco, perché sennò mi ha fatto tanto ridere. Qualche giorno fa è venuto un signore che ce l'ha un po' con gli psicologi, ma così per affari suoi. E allora mi ha detto, questi stanno a passare la vita con l'elaborazione del lutto. Ma che discorso è? Mio nonno se metteva il bottoncino nero, in 3 mesi aveva elaborato il lutto. Cioè, mi ha fatto tanto ridere, perché effettivamente, diciamo così, appunto, forse qualcuno, anzi, si ricorda, non so se non saprei, in Lombardia, certamente, diciamo, 50 anni fa, in particolare, poi nei paesi, nel meridione in particolare, le donne in nero e gli uomini con qualcosino di nero, un bottoncino, un fioco, eccetera. Che ti è successo? Questo è morto, Vabbè, dopo 3 mesi ti toglievi il bottoncino, sapevano tutti, avevi elaborato il lutto, nonno, papà se n'era andato, lo sapevano tutti quanti, era la situazione a posto. Perché lo dico? Perché effettivamente, diciamo così, una certa medicalizzazione della vita non è detto che ce la fa affrontare con più consapevolezza. Le cose ultime, la pandemia ce l'ha ricordato in maniera così evidente, che sono mischiate le penultime, diciamo così, e viceversa. E forse questo ci può rendere, a mio parere, un po' più saggi, un po' più consapevoli. E quindi non stiamo bene perché cancelliamo la morte, ma perché l'affrontiamo, perché la sappiamo guardare in faccia, perché ci facciamo i conti. Per questo è folle credere di poter vivere sani in un mondo malato. E quindi bisogna provare a rendere il mondo un po' meno malato. E non c'è molto tempo. Adesso non voglio fare discorsi, io questo, cioè, è un po' pessimista. Credo che c'è una consapevolezza, cioè dobbiamo guardare in faccia la situazione, i dati, no? L'idea che c'è sempre tempo è veramente un inganno. Ed è funzionale, guardate, penso io,
all'altra agitazione, no? Il sonno e l'agitazione, purtroppo, ma sono molto, sono, diciamo, come quando uno si sveglia, oddio, eccetera. Poi dopo di che si rimette a dormire, cioè il problema vero è la consapevolezza, è l'interiorità, è la scelta, è la responsabilità. Io forse credo molti di noi, anche generazionalmente, sono, debbono molto a quelli che la guerra l'hanno vissuta, curiosamente ci hanno molto protetti dalla guerra, tanto appunto da cancellarla, da rimuoverla, da girare pagina, da guardare soltanto avanti, no? E la voglia elaborarlo lì il problema, e invece se lo sono elaborato mettendosi, regalandoci il futuro. Ecco, io credo che dobbiamo fare lo stesso. Io, Cardinale, mi ricollego a quello che lei ha, alle tante cose importanti che ha detto, soprattutto quest'ultima. Lei sta parlando, e ne è ben consapevole, in un territorio che ha pagato in termini di vite umane un prezzo altissimo. Brescia e Bergamo, come sa senz'altro, hanno pagato un prezzo altissimo di vite umane per la pandemia. E allora, giustamente, come lei diceva poco fa, si deve guardare in faccia la morte, ma che cos'è fino in fondo la morte, o come è stata vissuta? Mi spiego meglio. Questa sera si parla della pace, ma nelle varie nuance del concetto, della nozione di pace, forse ce n'è una che andrebbe affrontata. Prima o dopo poco conta. Ha tirato lei fuori questo argomento, le volevo porre questa domanda un po' articolata. Cioè, forse la pace, lei parlava prima di interiorità, la pace di sé con sé. Allora, noi tutti sappiamo che nel 55 una figura, uno studioso come Goethe, definì la morte innominabile, l'innominabile, che Philippe Ariès definì la morte come un tabù, quindi non era più il sesso il tabù, ma era diventata la morte il tabù. E possiamo dire che, e ce lo dice, ce lo ha detto molto bene in questo libro La solitudine di chi resta, il sociologo Asher Colombo, che la morte dopo la pandemia, il morire di Covid, il morire durante la pandemia, ci ha fatto percepire un qualcosa di paradossale. Siamo arrivati addirittura alla necessaria rimozione della morte, cioè la morte è diventata intangibile, perché i propri cari, le persone non potevano andare in ospedale a trovare i propri cari, la questione dei tablet, dobbiamo essere sinceri, cioè della possibilità di vedersi, di fare le videochiamate, non è stata immediata. Ci sono tante persone che non hanno potuto neanche fruire di quel collegamento indispensabile per poter sentirsi meno soli, e purtroppo tante persone se ne sono andate, tante persone erano perfettamente consapevoli che quel loro caro padre, madre, fratello sarebbe tornato non più con le sue gambe ma in una bara. Sono state sospese le cerimonie religiose, le esequie, sembrava di vivere davvero in un'altra dimensione. E poi c'è un altro problema, c'è un problema che lei in maniera molto intelligente ha tirato fuori, quello della medicalizzazione della vita. È noto che a un certo punto in Svizzera era passata la norma che le persone dagli 85 anni in poi o con patologie importanti non sarebbero state portate in terapia intensiva. Bene, nel libro La solitudine di chi resta, per espressa diciamo confessione di alcuni operatori sanitari anche primari di un noto nosocomio del nord Italia, ovviamente non si fanno riferimenti più precisi perché la questione è molto delicata, ci sono dichiarazioni che dicono noi eravamo in guerra, si trattava di praticare una medicina di guerra e il problema era decidere chi poteva continuare a andare avanti a vivere e chi doveva morire.
Ecco, la scienza che ci ha offerto anche i vaccini, che ci offre tantissime chance, però dinanzi ai grandi temi etici non sa che cosa dire. E in quel caso gli stessi medici, quando erano costretti o a detta loro si trovavano costretti proprio perché c'era sovraffollamento, le terapie intensive erano sovraffollate, erano costretti a dire di no, dentro di sé stavano molto male. Ecco, è un problema molto forte, morale direi, una questione morale che non può non, come dire, non portarci degli interrogativi fondamentali anche su come si vive il fine vita, il morire da soli, senza una carezza, senza uno sguardo, senza un sorriso, sapendo che stai morendo. Condivido molto. Penso che ricordarci anche di quella tragedia che è stata è importante, non soltanto ovviamente perché appunto è una delle dimensioni. Se non sbaglio, Gigi Riva, il giornalista, disse, fece il calcolo, lui è di Nembro, che non so, fate conto che nella prima guerra mondiale di Nembro morirono per 100 persone del paese, cittadina. Nella seconda guerra mondiale 140, nel Covid di gran lunga molti di più. Dice, ma erano anziani. Cioè, vorrebbe dire, capito? Non so se vi ricordate, c'era una vignetta di Giannelli, molto intelligente, di due anziani che guardano, no, per fortuna questo, il Covid pare che riguardi soltanto gli anziani, questi due chiaramente con gli occhi di fuori, eccetera, no? Cioè conservare questa e renderla non paura, perché il rischio che una delle possibilità è che noi in realtà usciamo peggiori, e mica è scritto che dice no, andrà tutto bene, a parte che non è vero che è andato tutto bene, appunto, che noi ne usciamo migliori. Ci sono quelli appunto che teorizzano, anche noti filosofi francesi, che dicono: guardate, è sicuro che ne usciamo peggiori, perché ne usciamo ancora più induriti, ancora più soli, ancora più convinti che dobbiamo guardarci dagli altri, che dobbiamo creare dei filtri, che l'isolamento fa bene. Siccome ci ha fatto bene, certo che ci ha fatto bene, beh, allora continuiamo, insomma, ecco, ci teniamo a distanza, no? Ecco, in questo vorrebbe dire che ci troveremmo in una condizione peggiore della precedente, no? Per cui, insomma, credo che il ricordo di quella dell'ingiustizia di non poter salutare le proprie persone care, sia chi parte sia chi resta, e deve dire, ma come trarre dall'emergenza una delle lezioni e delle scelte. Questo è quello che dobbiamo fare oggi, domani, oggi, perché effettivamente se non lo fai, cioè se fai scegliere, se non, la non scelta è una scelta, ovvio, ma anche ha delle conseguenze. Quindi è chiaro che bisogna scegliere, per esempio, di mettere in piedi delle strutture. La pandemia ha rivelato, no, tutte le scelte non fatte, i rimandi, le assurdità, eccetera, le rivelate, no? Poi dice, ma chi è che poteva immaginare che succedeva un pandemonio come questo? E devi immaginarti che nella vita può succedere il pandemonio. Uno un po' previdente calcola anche questo. Se non lo calcoli vuol dire che per compensabili per essere sano in un mondo malato è pensare che ti avrebbe detto per forza bene. Oppure che in realtà hai tirato a campare, per cui hai aperto, dico le cose, delle strutture sanitarie che non servivano, ma che servivano a te o a tuo cognato o al primario amico tuo, perché eccetera, eccetera, poi il problema di costi, poi, insomma, piuttosto che fare quello che serve, ecco.
Oggi dobbiamo fare quello che serve e dobbiamo scegliere di capirlo e farlo, soprattutto. Non soltanto dirlo, accontentarci di dirlo, ma farlo. E questo, signori, è qualcosa che, su cui per questo dobbiamo difendere tanto la consapevolezza, perché nell'emergenza, comunque sia, saranno arrivate tardi, però delle cose bellissime, di tanta umanità, che sono riusciti a superare l'isolamento, veramente credo anche delle esperienze di una ordinaria risposta collettiva che come dire, che anche. E soltanto che poi se finisce l'emergenza, finisce anche quella, è già finita, no? E quindi bisogna scegliere, bisogna portare delle conseguenze. E, sempre per usare il linguaggio di Papa Francesco, una delle prime immagini che lui usò della Chiesa fu la Chiesa in un ospedale da campo. Tanto che sembrava un po' un'esagerazione. Dice, ecco, anche adesso ospedale campo, vabbè, adesso non esagerare, no? E qui c'è Mazzolari che dice una cosa molto intelligente, come tante cose che ha scritto e che ha detto, e dice, se uno non, io lo dico, lo banalizzo, lo dico in maniera, se uno non vuole bene, non si accorge di niente. Se uno ha misericordia, si accorge di quanti sono i poveri. Cioè, se tu non ti fermi e non capisci la sofferenza, e sai guardare soltanto la tua, e non capisci che è un ospedale da campo. L'intelligenza dell'espressione è proprio questa, cioè di, oh, guardate che il mondo è un ospedale da campo. Poi se tu stai chiuso nel salotto e guardi tutto a distanza, dal terrazzo, dalle terrazze, ma sì, c'è qualcuno, laggiù bisogna fare qualcosa. Non ne vivi come invece abbiamo vissuto quando siamo diventati un ospedale da campo. Ecco, proviamo a fare di questo una risposta seria, sia dobbiamo capire che ancora c'è tanto da ospedale, di ospedale da campo, e sia che cosa significa provare a non fare delle cliniche private, ma dare delle risposte per tutti, per esempio, no? Ecco, la stessa cosa, così finiamo sulla pace, è un'altra delle espressioni che Papa Francesco ha utilizzato, è la terza guerra mondiale a pezzi, no? Vi ricordate che... E che all'inizio anche a me sembrava un po', ma che vuol dire, no? La terza guerra mondiale a pezzi. E di per sé è molto intelligente come immagine, come espressione, per cogliere, no? Perché in fondo noi pensiamo, vediamo soltanto i pezzi, a volte non li vediamo nemmeno. Perché non ce ne rendiamo proprio conto delle pandemie che sono quei tanti pezzi, no? Allora l'intelligenza è dire, guarda, quel pezzo lì è la terza guerra mondiale. Cioè che tu la vedi nei tanti pezzi, a cui se tu togli la prima parte dell'affermazione, cioè la terza guerra mondiale, e pensi che sono dei problemi isolati, Li cerchi di contenerli e pensi che tanto in fondo se la vedranno loro, oppure che non si può fare niente, oppure più banalmente, ma che ci frega di quelli lì, no? L'importante è che non abbia delle conseguenze. La terza guerra mondiale vuol dire che se tu non fai qualcosa, la guerra è mondiale, ci sei dentro anche tu, ti coinvolge. Allora, questa che sembrava un po' un'iperbole, no? In realtà capiamo che non è un'iperbole e che appunto è una consapevolezza quella che il mondo è uno solo, insomma, che la pandemia. Ecco, per questo non dobbiamo perdere, per questo dalla pandemia bisogna ritrovare, fare esattamente il contrario. Ecco, per questo credo che dobbiamo, poi c'è tutto l'aspetto della fine vita. Se vuoi, possiamo anche ad affrontarlo, ma insomma non... Forse un'ultima cosa direi, tante felicità individuali non fanno una felicità del noi. E noi ci siamo accaniti a cercare tante felicità individuali, abbiamo pensato che queste fossero sufficienti,
a mio parere non siamo né tanto contenti e soprattutto non c'è, se non c'è anche una, la felicità del noi, sono molto in pericolo anche le felicità individuali. Facciamo uno riassuntivo alla fine, se vi va, se vi andrà. E non è detto. O forse dovrebbe essere riassuntivo, dire mo basta, perché se no, no, ci sono certi applausi che sono per. Sì. C'era un'assemblea del clero di Roma, il clero di Roma è molto, diciamo così, indisciplinato. E soprattutto quando si faceva una certa ora, insomma, eccetera, per cui partivano gli applausi. Per cui interveniva uno, dopo 30 secondi partiva un applauso, allora, soltanto uno era convinto, beh, ammazza, sto andando bene, e continuava, è stato subissato dai fischi, a quel punto ha capito che... Grazie Cardinale per le tante sollecitazioni. Allora ne richiamo, se posso, una anch'io sempre del Papa, che ha definito la fraternità, per entrare appunto nel vivo del nostro argomento, una pratica della pace. E ci ha ricordato che c'è un altro virus molto diffuso, per il quale metaforicamente non è stato ancora trovato un vaccino, o si sarebbe potuto trovare, o si potrebbe trovare, che è quello della povertà, che poi genera solitudine, isolamento, depressione, disperazione. Pensiamo solo al nostro paese, il blocco dell'ascensore sociale, la paura di non arrivare alla fine del mese, i licenziamenti che arriveranno. E allora, dinanzi a questo, a questa situazione non facile, senz'altro complessa, il Papa parla di Gesù come del buon samaritano dell'umanità e ci invita a proclamare la sapienza della croce, invitandoci a sporcarci le mani, a farci strumenti della pace e della misericordia. Addirittura lui usa un'espressione molto bella, molto forte: dovete diventare artigiani della pace. E poi, ricordandosi e riferendosi ai profughi, li definisce dolenti ambasciatori dell'inascoltata domanda di pace. Quindi lei prima parlava anche dei possibili esiti negativi nell'uscita da questa pandemia, nel tentativo di uscita, insomma, stiamo vedendo senz'altro la luce in fondo al tunnel. E in effetti mi permetto di confermare un'osservazione che ormai molti stanno facendo: più induriti, più incattiviti, più soli. Ci sono degli psicologi che parlano di un inquietante passaggio dalla claustrofobia, la paura dello stare chiusi, alla claustrofilia. Cioè, ci siamo abituati talmente al confinamento per via del Covid che quasi quasi abbiamo paura di uscire di casa, anche adesso che il coprifuoco non c'è più, che le mascherine all'aperto si possono togliere. Lo si osserva molto bene questo, e il Papa ci dice di guardare Gesù, ci dice di guardare la sapienza paziente della croce e di sporcarci le mani. Ma abbiamo voglia sul serio di sporcarci le mani, o tante volte si scambia la bontà col buonismo, col solidarismo, che non serve proprio a nulla, ma a lavarsi la coscienza per quel che basta? E dunque, perché però ne apre ancora altri e dopo qui, no, forse è una prima considerazione che, diciamo, quello che stiamo vivendo ci aiuta, a mio parere, forse anche il mio augurio, ma insomma, penso, davvero penso ci aiuta, a mio parere, a riscoprire una dimensione molto reale, cioè a riportarci coi piedi per terra. Se uno pensava di poter vivere sano in un mondo malato, vuol dire che proprio non si rendeva più conto. Cioè, era lui il primo malato. Se io penso che tanto a me andrà bene, no? Non vuol dire che non mi rendo conto. Coi piedi per terra, se uno pensa di non aver limiti, o che in fondo il limite
insomma, me lo gestisco io, poi a un certo punto come dire, lo evito, lo cancello, sapendo che c'è, quindi è terribile a mio parere, no? Perché poi te lo vedi più dappertutto, molto di più di quanto, diciamo, misurandolo con consapevolezza, no? Perché poi a un certo punto te lo ritrovi di fronte, ci vai a sbattere, no? E quindi poi paradossalmente diventiamo anche, lo esorcizziamo e ne siamo ancora più fragili, no? Allora direi che questo periodo da una parte ci fa essere molto più realistici, molto più noi, più con una dimensione molto meno deformata, meno onnipotente, non lo so, meno scriteriata anche, no? Più consapevoli, ecco. E quindi col piedi per terra. Dall'altra parte io credo che ci aiuta anche a ritrovare un vero discorso spirituale. Soprattutto un discorso spirituale, come i veri discorsi spirituali, è che non sono in un'altra dimensione, che non è, come dire, entrare in una, perdere, diciamo, la dimensione concreta, materiale, sociale, perché, ma è una dimensione che è profondamente unita, legata a quella, e una aiuta l'altra. Per questo credo che sia un'enorme opportunità anche per provare a rifare un discorso spirituale, che molte volte, diciamo così, lo spirituale l'abbiamo identificato, qualche volta anche l'abbiamo vissuto, con una dimensione intimistica, molto un po' privata, molto un po' fuori dal mondo sostanzialmente, no? Per poi dall'altra parte così vivere il realismo senza una dimensione spirituale, che è fondamentale per capire, per essere uomini, per vivere ecco, a mio parere una delle grandi opportunità anche di questo periodo è che ritroviamo il senso vero di un discorso spirituale, la sfida anche di un discorso spirituale che ci aiuta a vivere meglio da uomini, cioè da persone, nel tempo, nella storia, nella realtà, e ritrovare appunto, credo quando prima parlavi del messaggio evangelico, il messaggio evangelico è evidentemente molto spirituale e anche molto storico, ecco. E quindi diciamo questa lezione di storia che è stata la pandemia, questa immersione nella storia che è stata la pandemia, della storia nella realtà, nel mondo, no? Ecco, ci può aiutare anche a ritrovare le parole di una vera spiritualità, di che cosa significa appunto una vera spiritualità. Poi, rapidamente, il problema del la bontà, sì, anch'io ovviamente. Diciamo così, le indicazioni sono sempre di una bontà tutt'altro che buonista, tutt'altro che buonista, diciamo. C'è una cosa una volta che lesse di Bernanò, molto intelligente, dice: la Chiesa, dice, guarda, è una cosa stranissima. I generali sono quelli che lavorano di più e i soldati semplici sono quelli che non fanno niente, no? Cioè, voleva dire, i santi sono quelli che capiscono e che lavorano come matti, si danno da fare, eccetera, eccetera. Il cristiano semplice che se la prende comoda, che scarica sugli altri, no? L'ho trovato intelligente, nel senso di dire che uno appunto scopre che la bontà è qualcosa, che essere buono è qualcosa che fa tirare anche fuori il meglio di me, dall'altra parte, e che è per gli altri, non per me. Quando riduciamo la bontà al premio a punti per acquistare i punti necessari è molto preoccupante. Non è quello, la bontà è quello che serve a lui, non che serve a me, e quindi serve a me. Legarsi ad altri, non chiudersi in una dimensione individuale, no? Ecco.
E l'ultima cosa che hai detto è il discorso della, tra le tante, è il discorso della, degli artigiani di pace. Ecco, è una definizione molto, in realtà è una definizione biblica, evangelica, no? Gli operatori di pace non sono, non so, chi so, i diplomatici, oppure, non so, gli operatori di pace quelli che, gli espertori, i super esperti di conflitti, no? C'è stato anche un periodo in cui c'erano appunto molti quelli che insomma che se ne occupano per professione oppure per... siamo noi, gli artigiani di pace, l'operatore di pace ce lo esplicita ancora di più perché nell'artigianato c'è qualcosa che è possibile a tutti, è fatto di quello che noi siamo, no? L'artigiano non è un imprenditore, quindi imprenditori ce l'ho qualcuno, artigiani possiamo esserlo tutti quanti, no? E vuol dire anche che la pace non è mai una dimensione che ci supera, ma passa per noi. E mentre anche qui dobbiamo dire molte volte la pace pensiamo che sia una dimensione di altri, talmente grande che... Che quello che io alle mie scelte sono sostanzialmente indifferenti e invece non è così. E in questo io lo dico perché la convinzione di questo ce l'ho avuta personalmente con se qualcuno ricorda che appunto l'ha ricordato anzi prima che io sono, da quando sono piccolo faccio parte, quando sono un ragazzo faccio parte della comunità di Sant'Egidio. E la comunità di Sant'Egidio si è trovata, direi non per caso, diciamo perché non potevamo accettare che in Mozambico ci fosse la guerra. Quando a un certo punto abbiamo mandato degli aiuti, poi è andata veramente come sto raccontando, Noi abbiamo iniziato a mandare degli aiuti al Mozambico perché c'era un prete mozambicano di cui eravamo diventati amici, e questo ci diceva: guardate qui, voi ci mandate, ci ha chiesto aiuti per la siccità e la fame, e dice sì, ma qui non basta, se voi ci mandate soltanto il mangiare, il vero problema è togliere la causa che provoca questa, che è la guerra, no? Tanto appunto Riccardi usa molte volte questa espressione, la guerra che è la madre di tutte le povertà, potremmo dire che è la pandemia che provoca tante pandemie, no? È vero. Allora c'è tutto, ma che possiamo fare noi? E lo dico, guardate, senza nessun orgoglio, anzi credo che personalmente, e penso che tutti noi facciamo molto meno di quello che potremmo fare, e uno si è messo a cercare di parlare con questi che facevano la guerra. E a me dopo, rileggendolo e ripensandoci, insisto, lo dico senza veramente consapevole del fatto che facciamo e faccio troppo poco rispetto a quello che si sarebbe potuto fare e che si può fare, no? È come quando San Francesco, non so se vi ricordate, San Francesco scriveva agli imperatori e diceva, beh, cioè, però quello era San Francesco, no, quello era uno considerato mezzo matto, a cominciare da suo padre, cioè era uno che andava in giro vestito come uno straccione. Poi dopo, come dire, certo, negli anni c'era una certa fama che lo accompagnava, scriveva agli imperatori perché facessero certe cose per Natale, perché la perdonanza, cioè il perdono di Assisi, che poi era all'Aquila la perdonanza, il perdono di Assisi era un modo intelligentissimo per desodalizzare le crociate, la Chiesa dalle crociate, perché tu ottenevi le stesse indulgenze che ottenevi andando a fare le crociate, te le regalo, te le do io ad Assisi. E poi comincia a pensarci, dice, in fondo, tutto sommato, faccio prima, ecco. Ed era un modo anche per
Allora, insomma, artigiani di pace, se lo è diventata la comunità di Sant'Egidio, possiamo diventarlo tutti, tutti. Poi l'artigianato porta cose molto diverse, lì ha portato addirittura la firma del trattato, dell'accordo, cioè alla fine della guerra, ma poi ci sono tanti altri modi con cui si può essere appunto artigiani di pace. Questo è possibile solo se c'era una consapevolezza che il mondo è, che siamo una terza guerra mondiale a pezzi, che il mondo è un ospedale da campo, che la pandemia ci ha fatto, come dire, ci ha illuminato, come quando c'è tutto un grande fascio di luce, ci ha illuminato il disastro che siamo, in cui viviamo, no? E che ci riguarda soprattutto. Allora, in questo è una piccola risposta, ma decisiva, dell'essere artigiani di pace. E quindi è qualcosa che è possibile a tutti. Non possiamo nasconderci sul fatto, no, perché noi ci sentiamo sempre troppo grandi per fare cose piccole e troppo piccoli per fare cose grandi. E forse se ogni tanto cambiamo i termini, ci sentiamo piccoli e facciamo proprio perché piccoli le cose grandi e smettiamo di sentirci grandi e proviamo a fare quelle cose piccole che servono per davvero. Ho ascoltato e preso nota di alcune sue espressioni a mia volta, che trae da Papa Francesco, ma che come dire, riformula: ospedale da campo, terza guerra mondiale a pezzi, artigiani di pace. È tornata più volte, e questo è, diciamo, a mio avviso decisivo nella sua riflessione, la parola consapevolezza, ed è tornata anche in tutta la sua forza. Io ho capito forse questa sera la potenza del titolo che lei ha scelto per questo incontro: che cosa significa fare la pace, cioè una transitività dietro questo, dopo questo fare, che ha come oggetto un qualcosa che sembra intangibile, che sembra lontano, forse perché ci sembra troppo difficile, forse perché ci sentiamo inadatti, lo diceva poco fa, forse perché non ci proviamo, forse perché è un'impresa grande. Eppure dalle piccole cose, dai piccoli passi, dalle piccole azioni si può arrivare a costruire qualcosa di importante. Io mi rifaccio ancora a Papa Francesco e ad una sua omelia, all'omelia che il Papa ha tenuto il 6 marzo a Baghdad. E è tornato a parlare, a proposito del lessico di Papa Francesco, di sapienza e potenza, dell'imperversare delle diseguaglianze che incidono su qualsiasi operazione acquisitiva, e qua ha toccato un punto molto importante. Non ha parlato solo del cibo, evidentemente, ma della povertà educativa, cioè dell'impossibilità che queste persone vivono e delle possibilità nelle quali queste persone si trovano di poter acquisire conoscenze. E allora il Papa, richiamando il libro della Sapienza, ricorda che gli ultimi meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. E dice, più o meno, ovviamente un riassunto, per il mondo chi ha meno è scarto, e questo lo sappiamo molto bene, chi è famoso, chi è potente, chi è influente, è al centro. E poi Francesco, ecco che propone un colpo di scena, il colpo di scena di Dio. Dio che ribalta completamente l'asse, ponendo al centro le beatitudini. E allora i poveri, quelli che hanno subito ingiustizia, quelli che piangono, i perseguitati, saranno beati, vedranno Dio. Insomma, dice più o meno il Papa, la proposta di Gesù è vincente perché l'amore vince anche se è debole. E perché l'amore, richiamando San Paolo, non avrà mai fine. E allora la domanda che io, Sua Eminenza, mi permetto di farle per capire meglio che cosa intende il Papa quando ci ripropone agli uomini e alle donne del XXI secolo di vivere
le beatitudini. Ecco, lo spirito delle beatitudini, ecco, che cosa vuol dire oggi e come si può dare corso a questo ribaltamento, a questo capovolgimento dell'asse? Dunque, a me sembra che c'è una consapevolezza di Papa Francesco che ci aiuta a essere consapevoli, cioè mi sembra che sia il numero 7, 8 del paragrafo di Fratelli Tutti, cioè l'ha ripetuto anche in altre occasioni, non c'è niente di peggio della pandemia che sciuparla. Cioè tu vivi una situazione, ne esci peggio o come prima, quindi peggio, è peggio, è proprio buttar via, cioè, ti dice fai quello ti può far crescere, ti può cambiare, ti può rendere appunto consapevole, ti può far scegliere, invece non scegli. Sì, credo che sia proprio forse questo che ha spinto Papa Francesco a scrivere questo bellissimo documento che è Fratelli Tutti. Ed è, mi sembra, un grande sforzo e credo che sia anche un'indicazione perché poi questa riflessione continui nei vari aspetti per ricordarci che davvero siamo tutti sulla stessa barca, che davvero la casa comune è una e che quindi se tu te la tieni per te, la sfrutti, la sciupi, la rovini, la rovini per tutti e non permetti la vita. No, Papa Francesco non è che gli interessa, diciamo, gli è venuta una botta verde, diciamo così, ma vuol dire che se l'ambiente continuerà, ma l'uomo non ci potrà vivere. È sempre la persona che è al centro, e proprio perché ci mette al centro la persona e il dono che è, dice l'ambiente è un dono, ed è in questo senso va difeso, eccetera, no? Allora, nella Fratelli Tutti ci sono delle indicazioni, a mio parere, molto, molto utili, ecco, per non far passare in vano la pandemia. E quella che trovate un po', che si sottintende a tutta la riflessione, sostanzialmente, mi sembra almeno a me, no? È questa. Non trovi l'io se non trovi l'altro. E soltanto chi trova l'altro trova se stesso. Adesso io lo estremizzo un pochino, ma è un po' tutta la riflessione. Per cui Fratelli Tutti, che non è quindi soltanto, come dire, un tema etico, non so, insomma, come dire, guardate, cerchiamo di, troviamo appunto un denominatore comune. E molto di più. E poi io lo trovo molto, molto importante perché, perché noi siamo una generazione molto individualista, ma molto individualista, e facciamo una enorme fatica a trovare il denominatore comune, cioè quello che ci unisce, no? Allora, qual è l'inganno? Devo trovare il mio io. Perché così trovo me stesso, no? Costruiamo muri invece che ponti, perché così sono più sicuro, posso essere me stesso. Mi chiudo in casa perché così trovo me stesso. E in verità non trovi te stesso, perché per trovare te stesso devi trovare l'altro. Ed è questa, a mio parere, se la prendiamo davvero un po', come dire, se ci crediamo a questo, è un po' una rivoluzione copernicana, guardate, perché tutti noi cerchiamo l'io, e che però per trovarlo devi cercare l'altro, insomma, appunto, mi sembra cambiare disegno dell'individualismo, perché l'individualismo non vuol dire trovare l'individuo, tutt'altro. Fa credere che trovi l'individuo, in verità ti annulla l'individuo, lo svuota o ne fa un dipendente, nel senso anche di tante dipendenze, no?
Per cui è soltanto nel pensarci insieme, insomma, ecco, che troviamo l'individuo. Questa piccola rivoluzione copernicana di consapevolezza, di chiarezza, beh, io penso che avrebbe tante conseguenze anche molto pratiche, no? Fratelli Tutti ha il vantaggio di che comincia, come lo stesso discorso appunto dell'essere artigiani di pace, ma sentite, comincia anche nella piccola accoglienza. Comincia nella piccola accoglienza. E uno costruisce un pezzetto di pace. Di pace qui, perché se costruiamo i muri, non diciamo così, chi verrà dopo di noi troverà dei muri, è più pericoloso. Sapremo stare meno insieme, farà più fatica a trovare quello che unisce, no? Il denominatore comune, e quindi è più pericoloso, e siamo molto più esposti ai virus, così, no? E credo che preparare un po', davvero essere un po' artigiani di pace, sì. Prima tu dicevi i profughi come dei dolenti ambasciatori di sofferenza, no? Questa era l'espressione. Quando è venuto a Bologna è andato a trovare al Lab i profughi che venivano accolti, li ha chiamati lottatori di speranza, no? E questo, guardate, ci aiuta tantissimo in realtà. Lui è davvero un artigiano di pace, perché? Perché quelli che noi vediamo come un nemico, e ci aiuta a vedere che non è un nemico, e ci aiuta a vedere uno che può essere un alleato, e secondo a capire quello che si porta dentro. Cioè dire che è un dolente ambasciatore di sofferenza è l'emersione di una sofferenza enorme. E beh, è aiutare, dare futuro, integrare, farne entrare a farne parte di una rete, e beh, vuol dire il mondo, creare un mondo un po' più solido nelle risposte, cioè un po' meno, un po' più difeso dal virus dell'inimicizia, delle contrapposizioni, no? In questo poi ci conviene, certo ci conviene. C'è dubbio. Racconto, la settimana scorsa sono andato a fare una visita pastorale e c'era un ragazzino che faceva il ministrante. E dopo è venuto, ha preso coraggio, mi ha detto: senta, io le devo chiedere una cosa enorme, io voglio che lei venga a visitare mio nonno. Allora ha detto, mi ha fatto con talmente tanta tenerezza, ha detto: guarda. No, poi ha aggiunto una cosa, perché dice: mio nonno quando la vede in televisione è contento. Allora questo, devo dire, mi ha fatto piacere, ovviamente, ma credete, sono sufficientemente convinto e consapevole soprattutto degli evidenti limiti, per cui dice: vabbè, però, ma dico, che quindi vado a trovare tuo nonno, così sarà davvero contento, mi vede, mi viene andare in televisione. Vado a trovare il nonno e arrivo in questa era campagna, è una parrocchia di campagna, e c'è questa casa con intorno ai campi, e ci sono effettivamente due anziani. In realtà il bambino non è il nipote, è il figlio della badante che ha fatto venire poi anche il marito, e in realtà i due che non avevano figli sono i nonni. E per quel bambino, perché poi a un certo punto all'inizio non avevo capito, per cui allora poi me l'ha spiegato il vero nonno, che mi ha detto: no, lei stava iniziata a venire per mia moglie perché non stava bene, eccetera, eccetera, la badante, e adesso siamo una famiglia. Dice: ma sono dei casi? No, io l'ho trovato molto analogico, diciamo, di tanto, ecco. E lì sono tutti contenti, soprattutto perché nonno, che appunto il nipote era stato, poi aveva pensato a lui, l'aveva invitato, cioè era proprio contentissimo, non anche che fossi andato a trovarlo, ma soprattutto che mio nipote ha pensato a me, capito? Insomma, ecco, penso che quei due sono un po' degli operatori di pace.
degli artigiani di pace. È piccolo, danno futuro a qualcuno, quello lì fra 20 anni, il ragazzino c'è 15 anni, ma tra 15 anni sarà il medico che curerà, speriamo, no? Ma poi se ci scommetti lo diventa, no? Se lo aiuti per davvero sarà così, no? Questo per me è essere artigiani di pace, cioè non soltanto impedire che, ma creare anche delle connessioni, perché la pace ovviamente non è che è fare a botte o no, non è non fare a botte, la pace è tutto quello che evita appunto la violenza, no? Insomma, per questo l'espressione artigiani di pace è molto acuta, molto intelligente. E Fratelli Tutti mi sembra che sia una grande, bellissima indicazione che la generazione che ci ha preceduto, qui prima o poi dobbiamo anche finire, adesso io non so, lo dico anche perché non vorrei che essere subissato dal famoso applauso di prima, quello che raccontavo, che dice insomma sarebbe il caso, la generazione che ci ha preceduto un po' ne era consapevole, cioè che la guerra avesse, insomma, rendesse cosa, guardate, dobbiamo trovare degli strumenti per cui non ci si ammazza più. Moltissimi dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, scusate, avevano chiaro che uno non si può vivere spiritualmente divisi in un mondo unito. Questa è proprio una citazione di Martin Luther King, ma era sua, era di quelli che vivevano in quegli anni lì, no? Che sapevano, che avevano voluto, che traevano dalla tragedia della guerra una grande lezione, no? Le Nazioni Unite nascevano da questa consapevolezza, cioè dobbiamo avere un luogo dove gli stati compongono i conflitti, è, diciamo, vostro quasi conterraneo San Paolo VI, e io vi inviterei a rileggere, altro lo trovate facilmente, il discorso che San Paolo VI fece alle Nazioni Unite quando nel 1965-66 andò e parlò alle Nazioni Unite, ed è un discorso di una grandezza, è commovente, comincia dicendo quasi sono 2000 anni che vi cercavamo. Cioè aveva chiaro che quell'assemblea lì rappresentava qualche cosa, cioè era il modo con cui la Chiesa parlava al mondo, e che lì c'era il mondo, e parlava perché quel luogo fosse il luogo dove gli uomini imparassero a conoscersi e a risolvere assieme i problemi, no? E dice, la Chiesa si presenta come quella che è, esperta di umanità. E appunto poi fa tutto l'orrore della guerra, un grandissimo appello appunto all'incontro, no? E a risolvere assieme. A me sembra che molto in piccolo, perché poi la pandemia rispetto alla pandemia della guerra, salviamo sempre, ricordiamoci sempre le proporzioni. Proprio, è vero quello che diceva Gigi Riva di Nembro, ma è chiaro che la pandemia della guerra è stata qualcosa di cui, ma dopodiché, visto che abbiamo questa pandemia, l'abbiamo vissuta, abbiamo ancora negli occhi e nel cuore tanta sofferenza, a maggior ragione dobbiamo guardare con speranza, con futuro, nel futuro, cioè con quella grandezza d'animo che appunto ci avevano quella generazione e quel momento. Che mi sembra che la pace le richieda, che questo momento richieda, anche perché nessuno ci possa rimproverare di aver sprecato un'altra occasione, cioè non si ammazza proprio niente. Non so se vi ricordate qualcuno che ogni tanto dice il castigo, no? E dice adesso ecco là, data un bel castigo, data una bella tirata d'orecchie, e come quelli che appunto dice il terremoto, beh, certo con quello che avevano combinato, a me costò un bambino, un ragazzo che doveva fare la cresima, c'era il terremoto ad Haiti, e lui dice io non vengo, non la faccio più,
e mi colpì perché fece un riassunto filosofico chiarissimo, era, ma un ragazzino, c'aveva 13 anni, e disse, perché se Dio è onnipotente e fa quelle cose lì, mi dispiace, non ci voglio avere niente a che fare. E se Dio non è onnipotente, che mi importa a questo punto, grazie, non mi interessa. E, vabbè, poi se volete vi dico, poi dopo la fece, lo convinsi, ma era molto, molto complicato, no? E, insomma, io penso che dobbiamo davvero trarre da questa, dalla pandemia, una grande lezione di è una scelta. Cioè, noi abbiamo, se è vero ed è vero che siamo la prima generazione che nasce, cresce nella pace, paghiamo il biglietto, va? Diciamo così, almeno paghiamo seriamente il biglietto, cioè costruiamola per quelli che vengono dopo, perché non c'è storia, la pace non c'è una volta sola, ma una volta per sempre. Quella, aspettiamo un attimo, quella definitiva, che forse è un'altra cosa, paghiamo seriamente il biglietto, cioè bisogna impegnarsi seriamente, perché quello che abbiamo visto nella pandemia ci aiuta a capire quanto è importante e quanto è decisivo. Sua Eminenza, un'ultima sollecitazione che non ha è... detto ultima, eh? Un'ultima sollecitazione che non è... è solo una riflessione, perché davvero la ringraziamo per gli innumerevoli spunti. Il Papa ha richiamato più volte sulla questione dell'oblio, cioè oggi tendiamo, lei lo ha detto molto bene prima, poiché siamo stati la prima generazione a non aver vissuto una guerra, ci siamo dimenticati, dice il Papa più o meno, che la storia è maestra di vita, che quelle guerre potrebbero tornare, che quelle situazioni, quei conflitti terribili, quei morti potrebbero tornare. E dall'altro lato il Papa in maniera molto chiara dice l'uomo, il soggetto di oggi, vive in una sorta di ottundimento della coscienza, come schiacciato in un presente continuo. E lei prima lo diceva, dobbiamo guardare con speranza, assolutamente sì, verso il futuro. Il problema dell'uomo contemporaneo, del soggetto contemporaneo, è che invece, come direbbe Bauman, è retrotopico, cioè guarda al passato perché ha paura del futuro, ma senza ricordare il passato, e questo è un paradosso incredibile. Ma ringraziandola per le numerose sollecitazioni, io la volevo ulteriormente sollecitare su quel grande insegnamento che stasera ci ha dato, che poi Sua Eminenza è l'insegnamento che continua ad uscire, mi creda, in questi 16 anni di festival. Noi dobbiamo costruire il noi. Noi dobbiamo mettere al centro la relazione. Senza l'altro noi non possiamo davvero fino in fondo costruire, realizzare il nostro noi stessi, la nostra identità. E nelle 11 parole che sono fuggite, nelle 11 parole che lei raccoglie e analizza con il professor Segrede, tra le parole che contano, spicca l'ambiente, spicca l'integrazione, spicca la globalizzazione, spicca il cibo, la povertà, l'economia, l'etica, il lavoro, il consumo, la normalità, ma ancora una volta la relazione. Sì, perché appunto, perché siamo relazione, perché troviamo noi stessi soltanto quando troviamo l'altro. Per questo è indispensabile che ci sia la relazione. E nella Fratelli Tutti l'ambizione è che la relazione sia possibile con tutti. L'interpretazione, uno dei capitoli chiave è il Samaritano, la parabola del Buon Samaritano, e dice: guardate, il problema non è, dice, io aiuto i soci, i soci del mio club, ma appunto il Samaritano con la categoria del prossimo.
che lo scopri quando ti fermi, e qualunque esso sia, no? Però lì il gioco, una cosa che Cardinal Martini spesso ripeteva, no? È che il farsi prossimo ti fa anche trovare il prossimo, cioè, cosa facevo prima, cioè tu capisci chi sei perché hai trovato il prossimo, l'amico tuo che ti fa prossimo vuol dire anche, non anche, prossimo vuol dire la persona più vicina, il più caro, che ne so, l'amicone, che non so come vogliamo dire, perché noi l'abbiamo fatto purtroppo del prossimo una categoria morale, molto morale, no? Per cui amare il prossimo, facciamo qualcosa, qualche opera di bene. Prima di essere una categoria morale, poi è anche una categoria morale, è una categoria umana, cioè il prossimo è quello lì, è quello che poi ti diventa l'amicone, l'amico della vita. Faccio un altro esempio, sempre mi è capitato, le visite pastorali sono divertentissime da questo punto di vista. Allora, c'era una piccolissima parrocchia di montagna, questa invece stava in montagna, e c'erano una anziana e una un po' meno anziana, e che diceva: questa è mia sorella. E dice: ah, bene, ma si vede che avrebbe fatto una faccia un po', perché insomma, proprio non è che si rassomigliavano molto, ma insomma, poi così, ma hanno pensato che io avessi capito qualche cosa, invece non avevo capito, stavo cercando di capire. E dice: questa è mia sorella, ma è più di mia sorella, perché lei, quando io sono stata male, è venuta a trovarmi tutti i giorni. Ecco, per questo è mia sorella. E anche questo mi aveva colpito, perché poi effettivamente era un piccolissimo, era un paesino di 10 case, 15 case in montagna, poche persone, eccetera, no? Dove o ti ignori o ti fai la guerra, oppure nei paesi non è che sempre vada tutto bene, ecco. Per cui, oppure trovi questo, cioè la solidarietà, diventa prossimo. Ecco, lì ho pensato, vedi però che cosa vuol dire farsi prossimo, che erano tutti contentoni perché quella aveva trovato la sorella e anche io ho trovato un'altra sorella, insomma, questa era la cosa, no? Ecco, per cui la relazione è fondamentale, è la vita relazione. Nella Fratelli Tutti c'è questa espressione che in realtà prende un'espressione di un poeta brasiliano, Vinicio Moraes: la vita è l'arte dell'incontro, ed è molto bella, molto vera anche, no? L'arte dell'incontro. Quando ero piccolo c'era quel libro che andava di moda che si chiamava L'arte d'amare, no? Di Erich Fromm. Che insomma, così, per gli studenti all'epoca, così era una specie di, era uno dei libri che bisognava leggere, diciamo così, con qualche apprensione familiare, perché poi l'arte della mare, aia, immediatamente si pensava a un'altra cosa, no? Io credo che la Fratelli Tutti ci aiuta, diciamo, veramente a vivere questa opportunità. Perché senza relazione, perché l'uomo non è un'isola, ecco, finiamo con questo. Grande consapevolezza che spesso dimentichiamo, tanto che molte volte rompiamo i ponti pur di essere isole, ma l'uomo non è un'isola. È soltanto nella relazione che troviamo noi stessi, io credo anche, troviamo e capiamo quello che l'altro, più di con la A maiuscola che è il Padre Eterno, ma troviamo anche l'altro che è il prossimo. E quindi speriamo che dalla pandemia che ci è entrata dentro e ci ha buttato nella storia, possiamo anche nella storia uscirne davvero migliori, e possiamo scegliere e con decisione di essere migliori. Grazie della pazienza. Bene, ringrazio davvero e ringraziamo di cuore Sua Eminenza per la pazienza che ha avuto nel cercare di rispondere alle mie domande. Prima di salutarla le porgiamo il cadeau che il Consorzio Franciacorta, che come sai partner del Festival, intende offrire ad ogni illustre relatore, con gli auguri di tanta tanta felicità.
Io ricordo che sono presenti, e per chi volesse approfittarne, i libri dell'arcivescovo, del cardinale. Ricordo altresì che sono presenti anche i gadget del festival, e ricordo in terza battuta che il festival prosegue. Domani saremo a Roncadelle con Nicla Vassallo, e poi venerdì, come avrete avuto modo di sapere, si terrà l'incontro spostato da martedì appunto a venerdì con Ilvo Diamanti, non più nel Palazzo Monti di Corte Franca, ma a Timoline di Corte Franca, nell'Auditorium Unità d'Italia. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti numerosi, ringrazio l'amministrazione comunale di Manerbio per aver aderito al festival e averci accolto, e un grande, grandissimo grazie al nostro straordinario arcivescovo. Grazie, signora. Grazie a voi e buonanotte.